La squalifica di Mirko Drudi potrebbe accelerare qualche modifica tattica in casa Pescara in vista del match di sabato contro il Pordenone. Niente di definitivo, ma il tecnico Gianluca Grassadogna comincia a fare un pensierino alla difesa a 4. Oltre all'assenza certa di Drudi, pesano molto le condizioni di Salvatore Bocchetti, che si porta dietro i problemi al polpaccio che gli hanno fatto saltare le partite con Lecce e Spal e lo hanno limitato a poco più di 10 minuti a Cittadella, quando ha stretto i denti per sostituire proprio Drudi, vittima di crampi. Bocchetti non sta ancora bene e non è rientrato in gruppo. Anche Balzano non è recuperato dopo i problemi al ginocchio riportati al tombolato. Insomma, se Grassadogna dovesse decidere di tenere la difesa a 3, dovrebbe spostare al centro Scognamiglio, ma poi non avrebbe un braccetto mancino naturale sulla sinistra del trio di difesa. Oppure, sempre al centro, inserire uno tra Gut e Sorensen, in un ruolo dove però entrambi potrebbero trovarsi a disagio. Senza dimenticare che anche le condizioni del difensore danese non sono ottimali, una difesa a 4 permetterebbe anche di avere un giocatore offensivo in più, potenzialmente utile per fronteggiare l'anemia offensiva del Pescara. Occhio però, anche Roberto Breda, dopo l'arrivo di Machin, lavorò sul cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-2-1 per dare alla squadra più qualità e più soluzioni offensive. Un'ora con la Salernitana e poi le partite con Chievo e Regina, 3 sconfitte, e lo stesso Breda ammise dopo il KO coi calabresi che il cambio aveva tolto certezze e punti di riferimento ai giocatori. Insomma, Grassadogna valuterà in questi giorni quale sarà la scelta più opportuna per gli equilibri della squadra e lo farà mettendo come di consueto il gruppo sotto torchio. Oggi e domani doppie sedute al Poggio, sabato al Guido Tegil di Lignano si affronteranno poi due squadre scottate dalle ultime direzioni arbitrali. Il patron dei Ramarri, Lovisa, schiuma rabbia e invoca rispetto. A far traboccare il vaso il mancato rigore al Pordenone sabato scorso contro il Monza per un intervento di mano in area di Bellusci quando si era sull'1-0. In casa Pescara le recriminazioni si sono concentrate sul rigore che ha deciso la partita con la Spal e sulla gestione dei cartellini di La Penna che si è riverberata sulla espulsione di Drudi, anche se lo stesso Grassadogna ha poi parlato giustamente di grande sciocchezza commessa dall'esperto difensore. Anche il Pordenone però è in difficoltà, come il Pescara, per altri motivi. La partenza di Dio non è stata ancora metabolizzata. Una sola vittoria centrata nelle ultime 9 partite. Successo casalingo che manca dal 16 gennaio e un trend discendente in classifica che somiglia a quello del Delfino della scorsa stagione. Per la partita di sabato il tecnico Tesser deve valutare la possibilità di recuperare Mujeric, Bassoli, Butic e Falasco. Difficile la presenza del regista Calò.